Buonasera e ben ritrovati con Decoder. Questa sera vogliamo occuparci di mobilità elettrica. Nei giorni scorsi, sabato a San Lorenzo di Rovetta, è stata inaugurata una colonnina di ricarica per i veicoli elettrici e questo ci ha... Eh, ha fatto venire anche un po' voglia di tornare ad occuparci di queste eh, tematiche molto importanti, soprattutto in eh, relazione del eh, rispetto dell'ambiente. In studio abbiamo diversi ospiti, ve li presento subito. Con noi abbiamo eh, l'ingegnere Stefano Scainelli, amministratore delegato di Scame. Buonasera Buona, Scainelli. Buonasera a tutti. Accanto Giulio Benzoni, titolare di Termo Varseriana, buonasera. Buonasera. E completiamo questa presentazione con Piero Clemente Mantegazza, dell'associazione Brianza Solidale, ma che questa sera soprattutto è in veste di un appassionato automobilista elettrico. Grazie. Buonasera Mantegazza. Grazie. Poi questa sera abbiamo anche diversi contributi video che ci consentiranno di approfondire alcuni aspetti di questo tema e quindi vedremo di capire soprattutto come si sta sviluppando questo settore sul nostro territorio. La presentazione di sabato è stato un momento importante, in Valle Seriana c'è stato il primo raduno di veicoli elettrici, una quindicina di automobili che sono anche, arrivate anche da fuori regione, una in particolare. Dalla Svizzera, quindi un eh, momento eh, con eh, il quale eh, è stata portata attenzione sulla necessità di infrastrutture, soprattutto per la eh, ricarica di eh, veicoli elettrici. Ma partiamo da Giulio eh, Benzoni, che è stato eh, protagonista con la sua eh, società, insieme a Protec Sun, di questa eh, giornata, di questo eh, evento. Voi eh, perché credete nell'elettrico e perché avete voluto organizzare una giornata? come questa. Noi da quattro anni eh, abbiamo investito sul, sul discorso elettrico, mobilità elettrica. Ci crediamo, io ci credo fermamente, ho cercato di, di coinvolgere anche i miei soci, inizialmente magari un po' resti, ma adesso anche loro sono entusiasti del discorso. Eh, abbiamo incontrato tante, eh, tante difficoltà, eh, sicuramente le difficoltà ci sono, ce ne saranno ancora purtroppo anche in futuro. Eh, però credo fermamente nella mobilità elettrica perché dà vari vantaggi, qualche svantaggio, ma i svantaggi sono veramente minimi. Eh, crediamo che si debba andare verso un mondo più pulito, cioè io sono un patito dell'ecologia, purtroppo per me perché tante volte non, non paga subito, però io ci credo. Ecco, quella tra l'altro era una colonnina della Scame, con noi abbiamo eh, Stefano Scainelli, voi già da molti anni siete in eh, questo settore e ora sembra anche smuoversi qualcosa. Sì, noi abbiamo iniziato nel 99 eh, su sollecitazione dell'Associazione Veicolo Elettrico Italiana che ci chiese di sviluppare un connettore eh, per, per alcuni anni, fino al 2005-2006 non ci fu nessun impulso nel mercato mondiale, europeo e italiano, poi con l'avvento delle batterie a litio c'è stato un interesse da parte delle case automobilistiche e da lì abbiamo cominciato a vedere un interesse nei comitati di norma di queste case automobilistiche e abbiamo cominciato a vedere gli investimenti. All'inizio eh, siamo entrati nel settore eh, con la produzione di connettori, quindi con tecnologia prettamente elettromeccanica. A partire dal 2008 abbiamo iniziato a interessarci anche alle stazioni di ricarica e per noi ha voluto dire eh, introduzione di nuove eh, tecnologie, di nuovo know-how e anche eh, un cambio eh, culturale all'interno dell'azienda, tant'è che abbiamo poi eh, creato una divisione ad hoc perché vuol dire introdurre elettronica, vuol dire introdurre eh, informatica, vuol dire introdurre know-how di telecomunicazioni ma soprattutto vuol dire... Eh, un approccio al mercato diverso da quello nostro tradizionale, cioè bisogna lavorare sui progetti e bisogna lavorare non soltanto sul prodotto ma sul servizio, pre-vendita e post vendita. E nel frattempo la... la regia ci ha proposto alcune immagini. Di alcune sì, Questa è un'applicazione nella sede di Quattro Ruote eh, dove fanno, fanno i test di tutte le auto che escono, è un'applicazione una, un che abbiamo fatto tre anni fa, se non ricordo male. E niente, è stata una collaborazione proficua con, con questi signori. Insomma, ecco Ne abbiamo viste diverse installate in sì. diversi ambienti, quindi ci sono anche diverse partnership che poi sono state strette con eh, diversi soggetti, poi sì. ne parleremo. Ma vorrei subito sentire anche Pier Clemente Mantegazza, innanzitutto lei arriva da eh, Monza e oggi è arrivato apposta per poter prendere parte a questa eh, trasmissione. L'automobilista elettrico, lo, noi lo chiamiamo così, ci sì. crede molto. Certo, ma eh, direi due cose. Prima di tutto, io eh, arrivo da Monza, mi sento certo monzese, ma anche milanese. Eh, quello che sento anch'io è lo stesso che, han senti, che ne hanno parlato i colleghi poco fa. È eh, il desiderio di aria pulita. Purtroppo, lo devo dire, Monza è uno dei maglia nera della Lombardia. Stiamo cercando di fare il possibile sia con i mezzi pubblici partire da lì. Ci sarà a Monza prima la prima navetta elettrica, ci sarà poi. Eh, Beh, finalmente la metropolitana, ma eh, il fatto di avere io un'automobile un elettrica, so che ho speso più di quello che dovevo, però eh, è un po' il, diciamo, il DNA che mi ha portato anni fa, per esempio, a creare un consorzio che si chiama Eco, ecologia dei pneumatici usati. E da lì eh, è venuta tutta una serie di notizie, eh, sono molto vicino a, a, a tutti i geologi che parlano di quello che sta succedendo e io sono convinto che devo lasciare ai miei figli e ai miei nipoti qualcosa di più pulito. Allora, questa è un po' la filosofia eh, di fondo che spinge soprattutto chi sceglie dei veicoli non inquinanti. A tal proposito noi vorremmo proporvi un'intervista a eh, Marco Schillaci di vadoelettrico.it che sabato era presente in occasione del primo raduno dei veicoli elettrici in Valle Seriana. Eh, Marco Schillaci crede fortemente, come tanti altri automobilisti di questo eh, settore nel rispetto dell'ambiente. Sentiamolo. Marco Schillacci di Vadoelettrico.it Voi girate con un furgoncino, con un, con un motto, con una scritta. Che mondo vuoi per i tuoi figli? Sì, eh, questo è un messaggio un po' provocatorio. Appunto, ha usato un vuoi molto incisivo: non vorresti, non è un desiderio quello che vuoi adesso per i tuoi figli. Io per i miei figli voglio questo mondo, di questa portiera qua. Bello, pulito, rinnovabile, eh, raccolta differenziata, dove i miei figli possono andare in giro a giocare all'aria aperta senza avere allergie, riniti o altri problemi. Mentre purtroppo noi arriviamo ad un mondo come quello dove ci sono centrali a carbone, a gas, inquinamento, auto da tutte le parti, dove se esci fuori ti prendi un qualcosa di sicuro. Invece dobbiamo lavorare per migliorare questo mondo, per lasciarlo più pulito di come l'abbiamo trovato. Per i nostri figli, a noi ormai non interessa più. Quindi lancia un po' anche un appello ai privati di iniziare quindi a dotarsi di strutture di ricarica. Sì, diciamo tutte le attività, anche piccole, possono dotarsi di una banalissima Wallbox senza una potenza impegnata eccessiva per permettere ai propri clienti di passare a prendere un caffè, a farsi una nuotata, a vedere un film in un cinema e poter ricaricare quei pochi kilowatt che servono per andare a tornare da casa. Non necessita grandi potenze, non bisogna fare un pieno di... Corrente elettrica, ma semplicemente tante piccole ricariche durante tutto l'arco della giornata per poter tranquillamente girare e dire addio ai distributori di benzina. È un'occasione, un'occasione per le società, per le aziende che così possono anche conquistare una fetta di mercato. Sì, già oggi abbiamo degli esempi di centri commerciali con delle colonnine, quindi io personalmente vado in quel centro commerciale dove posso ricaricarmi, non vado più in altri dove non posso ricaricarmi. Passo magari anche quella mezz'ora extra in quel centro commerciale, prendo un caffè in più, un panino in più per magari caricare quei 2 kWh in più per arrivare fino a casa. Questo è un incentivo che si ripaga in poco tempo, la spesa non è elevata e si attirano molti clienti perché il popolo degli elettromobilisti è in crescita e crescerà sempre di più. Quindi chi è prima arriva meglio alloggia. Molto importante è quello della fattibilità di questo eh, cambiamento. È chiaro che ci vorrà del tempo, se noi parliamo di futuro, il futuro non è domani, probabilmente neanche dopodomani ci vorranno dei decenni, ma è probabile che si vada in questa direzione. Ce lo fa pensare soprattutto... Eh, quello che è successo nei giorni scorsi, ci sono state delle dichiarazioni importanti, ad esempio pensiamo a quanto ha eh, dichiarato l'amministratore delegato di Volkswagen al Salone dell'Automobile di Francoforte che ha annunciato investimenti di diverse decine di miliardi entro il 2030, proprio su questo settore. Quando un colosso, quando un gruppo si muove in questa direzione, probabilmente ci deve far pensare che qualcosa sta succedendo. Ma Volvo ha dichiarato che entro il 2019 ci saranno solo. In produzione veicoli ibridi o completamente elettrici. Pensiamo alla Scandinavia che entro il 2030, eh, magari 2035, quindi hanno già eventualmente un 5 anni di eh, possibile eh, rinvio dell'obiettivo: vogliono arrivare a una mobilità soltanto elettrica e quindi ci sono dei paesi che quindi sono molto più avanti del nostro, ma la fattibilità eh, dove sta? Nella diffusione delle colonnine. Allora, eh, Scainelli, c'è forse da fare una distinzione sulle tipologie di colonnine. Ci sono colonnine per la ricarica rapida e altre per la ricarica lenta. Quindi, ci sono, quindi immaginiamo delle ehm, strutture che hanno dei costi anche diversi. Sì, eh, solitamente eh, la ricarica veloce o rapida eh, viene fatta innanzitutto in corrente continua e viene utilizzata eh, sulle grandi vie, sulle autostrade sostanzialmente dove ci sono i distributori di benzina. Eh, il costo di una stazione di ricarica in continua eh, dipende dalla potenza, ma può oscillare dai 15.000 euro ai 30.000 euro, quindi, non stiamo parlando di una, mh, un investimento limitato. In più eh, è necessario, eh, soprattutto dove cioè ci sono potenze importanti in gioco, che la rete sia predisposta per poter alimentare queste stazioni, quindi eh, è una cosa non facile da realizzare, comunque si sta realizzando. Per quanto riguarda invece la ricarica in corrente alternata, eh, quindi lenta o mediamente lenta, eh, è una ricarica che eh, può essere divisa in due branchie, la, la branchia che va nel residenziale, quindi da casa. Con dei wall box che possono essere da 3 o da 7 kilowatt e la ricarica sempre in alternata eh, in colonnine pubbliche eh, o, oppure aziendali, oppure l'esempio che faceva prima il signore dell'installazione tipica in un supermercato che dà questo servizio. Però io volevo eh, fare un passo indietro Prego. rispetto all'analisi all tecnica, che fra l'altro non sono neanche un esperto. Eh, i, se noi guardiamo a quello che hanno fatto gli altri paesi vicini a noi, non dobbiamo fare altro che copiare, eh, non dobbiamo neanche sforzarci di fare chissà quali invenzioni, cioè c'è stata una politica industriale di sistema eh, che può essere una politica che va a incentivare la ricerca e sviluppo, può essere una politica che va a incentivare l'acquisto di auto elettriche, può essere una politica che va a incentivare l'acquisto dei sistemi di ricarica come è stato ad esempio in UK. Eh, Sta di fatto che tutti i paesi europei più avanzati e nord europei hanno portato avanti questa politica. Viceversa l'Italia purtroppo, mi, duole, mi piace dirlo, è, è il fanalino di coda in, in questo ambito. Basterebbe vedere anche il numero di auto elettriche e auto ibride plug-in vendute ogni anno. Noi siamo circa un decimo, se non un ventesimo in alcuni casi, del, dei mercati più avanzati. Quindi c'è ancora molto da fare per andare in questa direzione. Ecco, quindi ci si aspetta che magari ci sia un aiuto da parte eh, degli enti pubblici, quindi che ci siano anche degli investimenti in eh, questa eh, direzione. Nel frattempo, eh, per quanto riguarda il nostro eh, territorio, abbiamo visto che ci sono già dei privati, come eh, quanto è successo sabato con l'inaugurazione eh, presso la sede di Termo Valle Seriana, privati che eh, cercano di rendere disponibile. Una, eh, un servizio come questo. Eh, Benzoni, lo ricordiamo, voi lo fate in modo gratuito? Noi lo mettiamo a disposizione gratuitamente, semplicemente eh, facciamo eh, acquisire all'utente una tesserina, una tesserina al costo di 5 euro, 4-5 euro, ma semplicemente per poter avere i dati del cliente e sapere chi viene e chi si collega, per cui semplicemente per quello, però per il resto è completamente gratuita. Eh, disponibile 24 ore su 24, per cui è sempre aperta. Il problema di tante altre colonnine che ci sono qui in giro, in valle che sono pochissime, però quelle poche, dopo una certa ora vengono spente oppure sono all'interno di un cancello. Eh, io ho pagato sulla mia pelle eh, dei, dei problemi di ricarica, so che c'è la colonnina, arrivo ma è chiusa perché dopo le 6 magari l'azienda chiude e allora ho deciso di, di, di far capire che se uno mette la colonia deve metterla 24 ore su 24 non è inutile stare lì a speculare eh, io l'ho messa disponibile al massimo uno ci mette una telecamera e la può controllare comunque questo cioè, soprattutto perché lei ha dei veicoli elettrici e si è trovato in ho questa situazione io l'ho messa per il mio utilizzo mio personale della nostra azienda però anche per tutti gli altri perché so cosa vuol dire in Val Seriana non abbiamo niente Val di Scalve non esiste niente Val Camonica ce n'è una però, per esempio, la Valtellina ha due colonnine e sono ferme da due anni, cioè una cosa vergognosa. Cioè, noi in regione Lombardia, però, se andiamo a Milano, sulla, sulla città di Milano abbiamo la trentina, cioè una cosa paurosa. In questo modo uno non può circolare in questo modo perché gira su Milano, a Bergamo esiste pochissimo, e bisogna proprio darsi una regolata, cioè una, un po'. Ecco, un Mantegazza volevo, da, da automobilista sì. sicuramente ho qualcosa eh, a dire in merito. Sì, volevo, volevo giustificare. La mia presenza in Valseriana eh, lo è da 40 anni, quindi posso dire: primo villeggiante, non inquinante, eh, probabilmente. Bravo. Sono poi cliente suo, e naturalmente ho comprato la presa Sistemi di, di scame mm -hmm. che ho nel mio box e credo di essere uno uno dei pochi, ecco. Eh, c'è molta confusione perché ho un robottino, lo chiamo io, sulla mia, è un'auto molto piccola, è una delle più piccole, ehm, e questo indica adesso, c'è un po' di confusione, non so se lo sapete, anche nei software, perché eh, vengono inserite, eh, come Colonia ti spiega, dove puoi ricaricare, cosa utilissima, anche quella dei privati, quindi potrei... Aspettare qualche notte che qualcuno vi suona, quindi anche lì c'è molto da fare nella pulizia, se vogliamo, dell'informatica che si aggiunge per sostenere questo circuito. Ecco, Perché gli automobilisti direzze. hanno eh, degli strumenti, delle app che consentono loro di trovare le colonnine di ricarica, eh, mi sembra di, che, si, sì, che funzioni sì. così. Eh, ci fermiamo per una breve interruzione torniamo subito abbiamo ancora tante cose eh, da raccontarvi. A tra poco. Allora, ci riagganciamo a quella che è stata l'inaugurazione di sabato di questa colonnina elettrica a San Lorenzo di eh, Rovetta. Questa iniziativa eh, di privati ha eh, raccolto il plauso dell'amministrazione comunale di eh, Rovetta. Eh, sabato era presente il sindaco, lo abbiamo intervistato, sentiamo anche un suo breve eh, commento. Certamente siamo felici che sul territorio comunale un'azienda lungimirante abbia fatto un investimento di questo tipo, installando una colonnina di ricarica elettrica sia per la loro flotta aziendale ma anche per i privati che vogliono ricaricare la propria auto. È un'occasione, un'opportunità che consentirà quindi anche ai rovettesi di poter avere un punto di appoggio qualora acquistassero un'auto elettrica. Allora, quindi il pubblico eh, sta guardando, ma perché probabilmente anche forse di tempi diversi rispetto alla reazione che può avere un eh, il privato. I privati eh, si sa hanno la capacità di essere eh, molto più snelli nel poter decidere, nel fare degli investimenti. La macchina pubblica ha dei tempi sicuramente diversi, ma ci sono comunque delle problematiche che riguardano il settore pubblico. Il settore pubblico non solo a livello locale ma a livello nazionale dovrebbe essere coinvolto maggiormente. Scainelli. Forse ci sono dei problemi anche per quanto riguarda gli standard. Sì, eh, quello che dicevo prima, eh, bisogna che ci sia un'azione di sistema e non dobbiamo inventarci nulla, dobbiamo guardare quello che hanno fatto i francesi, i tedeschi o gli inglesi. Le faccio un esempio, quando noi partimo nel 2008 con il nostro standard di connessione non, è, non era ancora stato definito all'interno della comunità economica europea uno standard e se ne affermarono due. Quello, quello che eh, Scami aveva inventato, che poi fu appoggiato da Schneider e dalle Legrand, due multinazionali nel settore elettrotecnico, e quello dei tedeschi. A un certo punto, eh, cosa succede? Succede che in Francia eh, il governo, eh, i produttori di auto, i produttori di energia si sono trovati intorno a un tavolo e hanno scritto le regole del gioco che si dovevano applicare in Francia. La stessa cosa l'hanno fatta in Germania. Purtroppo, da noi, questo non è accaduto e quindi eh, per un certo periodo c'è stato un po' un far west da un punto di vista degli standard. A un certo punto è intervenuta l'Europa le, su pressione dei produttori di auto, in questo caso la potenza in Europa e la Germania, e hanno imposto uno standard e lì a quel punto almeno c'è stata chiarezza sugli standard di interfacciamento, di connessione, eccetera. Però l'esempio che volevo citare era che se non c'è un'azione di sistema, se, se non preparo tra virgolette, il terreno, poi è difficile che eh, si sviluppi un'industria. Un, un eh, basterebbe fare un esempio, dove sono oggi i maggiori produttori di sistemi di ricarica? in Europa, in Olanda, perché? perché è stato il mercato che per primo è partito, è stato il mercato che ha trovato le condizioni favorevoli. Con ciò cosa voglio dire? Voglio dire che è interesse della politica eh, creare le condizioni. Non soltanto perché si fa del bene alla comunità riducendo l'inquinamento e quindi riducendo l'impatto sanitario eccetera eccetera, ma perché fai partire una filiera che non si limita al veicolo elettrico ma che prende tutto il discorso delle rinnovabili e della smart grid. Quindi è molto importante questa azione a livello di sistema che non deve essere però soltanto provinciale, regionale, deve essere a livello almeno nazionale, oltre che europeo. Ecco, lei aveva anche dei dati, se non sbaglio, rispetto a eh, purtroppo il tasso di incidenza dello smog nel nostro paese. Sì, eh, recenti dati pubblicati sono delle stime fatte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dicono che nel mondo eh, ci sono circa 6 milioni di persone che muoiono prematuramente perché respirano. Eh, polveri sottili, in questo caso biossido di azoto piuttosto che PM10. In Italia eh, questa stima è compresa tra le 60 e le 80.000 persone all'anno. Anche qui eh, abbiamo fatto tanto casino in Italia, io no, perché io ero un pro nucleare, ma abbiamo fatto tanto casino, tanta paura contro il nucleare e, e, e siamo in una situazione in cui ci sono migliaia di persone che muoiono perché c'è una come posso dire, un pericolo invisibile che la gente non percepisce, che è appunto la respirazione di queste polveri sottili e che nessuno sa e non si fa niente per eh, diciamo migliorare questa situazione. Quindi a volte bisognerebbe. Eh, mettere più in evidenza certe, certe problematiche. Dante Gazza, in città eh, queste tematiche probabilmente sono un po' più forti perché lo smog si sente eh, in modo più incisivo e quindi le città e i tessuti urbani cercano di reagire forse un po' di più rispetto ai nostri territori periferici. E come? Poi vorrei dire a all'inglese Cainelli che forse i sistemi di controllo ci sono. Io conosco per esempio il Polaris che è una fondazione diretta mm -hmm. da professori emeriti Dell'Università di Bicocca, che ha un, uno stuolo di persone a disposizione. Abbiamo organizzato io a Monza un premio di laurea e hanno vinto due ragazzini che, con non più quei grandi eh, furgoni, con una scatoletta messa su una bicicletta, girano e rilevano. I risultati che sono usciti erano addirittura incredibili dal punto di vista della nocività. Quindi, questi sistemi per controllare ci sono, ci sarebbe, basta mettere d'accordo le persone giuste. Eh, noi... Volevo comunque far notare anche la, la ricaduta economica positiva e anche sanitaria, ma dire, non stato. Di Ma certo. Lo Stato avrebbe una ma spesa certo. sanitaria ma certo. più bassa, eh, dire, Io sono sostenitore insieme a un carissimo amico, che è sindaco molto giovane, mi piace. Dice: Dei insistere. Faccio qualcosa anch'io in giunta, ma comunque poi ve lo dirò a Monza. A da partire dai mezzi pubblici, quei bei pullman grandi, 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 che vediamo con quel nero che esce. Cioè, eh, vi do una notizia che è uscita tra l'altro al convegno dell'altro giorno. Un partecipante ha parlato di Pullman, che stanno a essere sostituiti quasi tutti a Londra, adesso poi lo verifico, ce cioè l'ha la famiglia, da Pullman elettrici di produzione cinese. A me ha stupito un po'. Eh? Sì, questo, questo cioè, altro... scusate. Non, non, secondo, questa è una cosa eh, secondo me interessante da sottolineare. Eh, la Cina eh, ha visto eh, l'elettrico, lo sviluppo delle mobility come un'opportunità per non essere colonizzata dall'Occidente, nel senso che eh, la tecnologia tradizionale dei motori a scoppio l'ha dovuta, tra virgolette, subire e ha dovuto fare eh, da secondo, diciamo, da, da fornitore, da terzista, non so come dire. Eh, mentre invece sul, sull'elettrico... Eh, stanno investendo pesantemente, stanno investendo pesantemente anche perché hanno grossi problemi di inquinamento in alcune grandi città e eh, hanno visto l'elettrico eh, o meglio il, il disegno complessivo della smart grid, quindi produzione da rinnovabili, eh, mobilità sostenibile, eh, sistemi di accumulo eccetera, come una grande opportunità per la tecnologia e per l'alimentazione di tutta la filiera manifatturiera cinese quindi il paese oggi fra l'altro il paese dove si vendono più veicoli eh, elettrici è la Cina, anche se in rapporto poi alla popolazione l'incidenza non è equivalente a quella della Norvegia o dell'Olanda, però oggi il mercato più importante, credo intorno al 50-40-50% del mercato mondiale è cinese. Quindi se diciamo la Cina ha preso quella direzione, anche questo eh, deve farci pensare. Eh, Mantecazza che voleva completare. No, aggiungere a proposito del discorso dell'Ingescaimelli che la ST elettronica, si STM Macroelettronica ha un grandioso, grandioso dico io, visto la solita vastità e il numero degli abitanti, è contratto con il governo cinese per lo studio mirato alle batterie, al loro rimpicciolimento e alla durata. E il resto lo dice lei perché io sono un meccanico. Non voglio fare pubblicità a Tesla no. ma, eh, Infatti, no, ma, è, la... ma è normale. Eh, anche perché non sono un produttore, le di dirò Tesla. poi cosa gli hanno detto. Miei eh, STM Macroelectronics, eh, ma fra l'altro è stato pubblicato recentemente su Sole sì. 24 Ore, sì. ha sviluppato un anodo e un catodo eh, che utilizza delle, dei, dei, dei materiali particolari che consentono una riduzione drastica del costo della batteria. Sostanzialmente, una delle ragioni per cui il nuovo modello, il Model 3 della Tesla, avrà pressoché le, postre, le, le prestazioni del Model S cioè circa 450 km di autonomia, ma costerà la metà. Uno dei grossi vantaggi è dovuto alla riduzione dei costi della batteria grazie a questa tecnologia che è STM Macroelectronics dà a Tesla. Quindi c'è anche quindi, una, un orgoglio di, per poter dire che c'è un'azienda italiana certo. o italo-francese, perché in questo caso è STM Macroelectronics è una joint venture italo-francese che sta facendo molto in questo settore. Quindi questi grossi investimenti sulle batterie stanno dando la possibilità al settore della mobilità elettrica su quattro ruote di fare questi grandi passi. Eh, qui, qui però va anche qua sottolineata un'altra cosa, che non dobbiamo vedere eh, l'evoluzione delle batterie solo ed esclusivamente per la mobilità, ma anche per lo stoccaggio. Cioè, la, la vision che abbiamo, che abbiamo noi, ma che hanno a, a diverse aziende che operano nel settore, è a, a, a casa, casetta privata con il suo, suo fotovoltaico, il sistema di accumulo certo. e l'auto elettrica. Il Sistema di accumulo, quindi le batterie, non solo per alimentare l'auto elettrica, ma anche per alimentare l'energia che consumi in casa. In quel modo lì tu eh, diciamo, chiudi il cerchio, eh, eh, rendi anche più efficiente eh, quello che si dice. Dal pozzo all'auto, perché quando si va a vedere il rendimento di un veicolo, si analizza l'energia che tu consumi da quando estrai il petrolio, lo trasporti, lo raffini, lo distribuisci al, al distributore di benzina che a sua volta poi lo dà alla macchina che poi a sua volta lo consuma, trasforma l'energia chimica in energia cinetica, con un rendimento molto basso. Alla fine, quindi, se io arrivo a produrre l'energia elettrica, ad autoprodurmi l'energia elettrica, a utilizzare un veicolo elettrico, eh, per eh, muovermi eh, il rendimento è notevolmente superiore all'utilizzo attuale. Allora, eh, anche chi eh, gestisce i distributori di carburanti si stanno organizzando. Sul nostro territorio c'è ad esempio il caso di Union, sulla provinciale tra eh, Clusone e Rovetta, che da tempo ha una colonnina eh, ormai pronta. Per, la, per il servizio, però sta eh, attendendo l'allacciamento. Sentiamo quindi a tal proposito Mauro eh, Scandella. Ecco, voi da tempo avete predisposto questa colonnina per la ricarica di veicoli elettrici qui presso la vostra stazione di rifornimento lungo la eh, Provinciale, siete in attesa di partire. Sì, allora la nostra stazione di servizio è stata pronta a luglio del 2016 e abbiamo già predisposto la nostra colonnetta elettrica. Adesso siamo in attesa che, che venga collegata. Penso, e eh, ci hanno detto che entro fine mese dovremmo collegare anche la colonnina elettrica, così una stazione di servizio completa con tutti i vari tipi di, di carburanti e la roba elettrica. Ecco, ma perché una stazione di rifornimento e pensa già all'elettrico? Ma bene o male, avendo fatto una stazione di servizio come dico, completa di tutto, bene o male il futuro dicono che è l'elettrico. Allora, vogliamo vedere anche noi come il discorso del, dell'elettrico. Si inizierà con una colonnetta elettrica, dopo si vedrà il da farsi della, delle vendite di auto e del, dell'inquinamento che c'è. Quindi, poi quindi deciderete come rendere disponibile questa colonnina. Sì, appena la colonnina viene collegata, dopo vedremo il discorso, eh, se, ci, se ci, sono, ci sono delle tessere, com'è il discorso da caricare le tessere, se si fa pagare un tot a, a carica o faremo una cosa per agevolare un po' tutte le persone, da, da vedere quanto, quanto mi costa di preciso, quant, cosa posso realizzare. Secondo me è un mondo nuovo e anche noi dobbiamo capire un attimo come, come poter svolgere tutta la nostra, la nostra attività per agevolare il cliente. E di conseguenza state pensando anche ad attrezzare l'area con un bar? Sì, eh, adesso stiamo aspettando l'apertura del bar, ho tutti i documenti per poter aprire il bar, adesso stiamo a giorni decideremo a chi darlo in gestione e dopo apriremo anche il bar, non so in quanto tempo, però l'idea è anche di aprire, di aprire il bar così esce la stazione finita. Quindi ci si può fermare? per fare una ricarica di energia elettrica stando tranquilli qua un po' di tempo. Esatto, l'abbiamo fatto anche per il discorso che se uno si ferma a fare a caricare con la corrente automatic automaticamente può bere anche un caffè e andare a caldo, se non beve caffè è almeno a caldo. Allora torniamo in studio, quindi sono eh, servizi che vanno a... Eh... Ad ampliare l'offerta anche delle stazioni di carburante. Quindi vedete che il nostro territorio, nonostante sia periferico, si sta attrezzando proprio in questo senso. A tal proposito, c'è anche un'altra intervista che vorrei proporvi: ovvero, vorremmo farvi sentire il presidente di Promoserio, Maurizio Forchini, perché anche Promoserio da tempo sta pensando appunto a un investimento in questa direzione. Sentiamolo mobilità elettrica questo è un tema su cui sta eh, scommettendo anche Promoserio sì, eh, Promoserio già da un paio di anni ha, eh, in collaborazione con la SCAME, eh, previsto la realizzazione e l'installazione di una colonnina per la ricarica elettrica presso eh, la sede di Ponte Nossa di Promoserio. Siamo ancora in attesa di, di che vengano risolte alcune questioni tecniche legate all'installazione, però è una nostra intenzione, cioè noi siamo assolutamente convinti che il futuro passi attraverso la mobilità elettrica, non solo quella a quattro ruote ma anche a due ruote con le e-bike, visto anche lo straordinario successo che hanno avuto questi inoleggi eh, in Valle eh, di Scalve e anche sul Pore e quant'altro, quindi è sicuramente un tema che ci vede attenti e interessati a promuovere questa nuova mobilità sostenibile. Come vedete quindi tutto questo diventa anche un'occasione per fare turismo, le colonnine che vengono installate sul territorio, eh, Acclusone, Ponte Nossa, nei nostri paesi, non servono di certo le persone che vivono in Alta Valle, ma servono alle persone che eh, vengono da eh, fuori. Vorrei portarvi, ad esempio, eh, a vostra conoscenza il caso di una famiglia di eh, Treviglio Full Electric, eh, scusate i termini inglesi, poi dopo vedremo di eh, spiegarne alcuni che abbiamo usato anche poco fa. Una famiglia di Treviglio che ha eh, in, in casa soltanto veicoli elettrici nei giorni scorsi è salita in Valle di Scalve per andare alla diga del Greno con un veicolo elettrico e poi è rientrata passando dalla Valle Camonica per fare la eh, ricarica del veicolo ad Arfo. Ora, con la possibilità di avere le colonnine a disposizione anche nei giorni festivi sul nostro territorio, potrebbero fermarsi a Eclusoni e da lì eh, si può sviluppare anche una progettualità turistica offrendo dei servizi a queste persone che arrivano attraverso questa mobilità. Ora ci fermiamo per un'interruzione, torniamo subito a tra poco. Riecoci sempre in onda con Decoder, ci stiamo occupando di mobilità eh, elettrica, abbiamo già detto che è importante un intervento del settore pubblico soprattutto per quanto eh, riguarda eh, gli standard, pensiamo ad esempio a, a come eh, è importante in questo settore che ci sia uno standard riconosciuto e univoco per le tessere di ricarica e questo è un problema che probabilmente andrà eh, gestito a livello eh, nazionale o addirittura sovra. Eh, nazionale, ma eh, noi vogliamo capire ad esempio in Regione Lombardia cosa sta succedendo e con noi al telefono dovrebbe esserci il consigliere regionale del Partito Democratico Jacopo Scandella. Sentiamo innanzitutto se c'è Scandella. Eccoci qua. Buongiorno, Eccoci. No, buongiorno a tutti. Allora eh, Scandella, eh, sappiamo che la Regione sta muovendo qualcosa in questa eh, direzione. Ci può riassumere quali sono le principali... Azioni di Regione Lombardia sulla mobilità elettrica? Sì, diciamo che eh, se ci sono alcuni aspetti come gli standard che eh, riguardano un livello di decisione appunto nazionale e eh, eh, internazionale, europea, ci sono almeno due ambiti su cui io credo Regione Lombardia mh, abbia cominciato a fare qualcosa ma possa fare ancora eh, di più. Il primo tema è quello dell'infrastrutturazione della rete di eh, ricarica, finché non avremo una rete diffusa sul territorio sarà molto difficile che eh, possa crescere il mercato dell'auto elettrica e possa crescere anche la consapevolezza dei cittadini rispetto all'utilizzo di, eh, di queste strutture, per cui c'è stata una prima manifestazione di interesse, poi un bando rispetto alla eh, costruzione e all'infrastrutturazione della rete, così come l'altro ambito invece di interesse particolare è quello che eh, al momento ancora senza grosse risorse, ma siamo riusciti ad inserire, che è eh, una sperimentazione per alcune eh, flotte, in particolar modo pubbliche, cioè per quei comuni piuttosto che per le polizie locali, piuttosto che per altre eh, diciamo appunto flotte pubbliche che eh, non percorrono magari tantissimi chilometri e potrebbero essere interessanti ai fini di una sperimentazione, eh, ci sarà un bando dedicato eh, per, per questo tipo di, di, di auto che può cominciare a far utilizzare l'auto elettrica, in questo caso a dipendenti pubblici piuttosto che ehm, forze dell'ordine, per cominciare appunto a, a, a sperimentare e a diffondere più auto elettriche di quelle che oggi abbiamo abbiamo eh, in giro per la Lombardia. Io sono, sono veramente convinto che eh, la mobilità elettrica sia, sia il futuro e eh, ormai tante case automobilistiche e tanti stati stanno orientando lì la eh, produzione e gli investimenti. Noi siamo un po' indietro, dobbiamo recuperare un ritardo rispetto ad altri paesi europei, soprattutto nel campo degli incentivi, dobbiamo però farlo per tante ragioni. Una tra le tante è che la Lombardia ha eh, sì tanti primati positivi ma neanche uno molto negativo che è quello del più alto tasso di inquinamento e il più alto tasso di tumori legato all'inquinamento. Io credo che la mobilità elettrica sia anche una, uno strumento per eh, promuovere uno stile di vita più, più sostenibile e eh, una migliore qualità ambientale e quindi della vita, per cui mh, sulla mobilità elettrica è fondamentale investire sempre di più nel corso dei prossimi anni. Ok, molto bene. Ringraziamo quindi il consigliere regionale Jacopo Scandella a cui auguriamo una buona eh, serata, grazie, e continuiamo con la nostra trasmissione in eh, studio e quindi con i nostri ospiti. Eh, noi quindi, abbiamo detto, il pubblico deve fare la sua parte, ma è, è poi il privato che eh, cerca di fare anche a sua volta la sua, soprattutto con alcune persone che eh, hanno proprio il desiderio e la voglia di investire in questo eh, settore. Ma noi vogliamo anche proporvi eh, delle interviste che abbiamo realizzato sempre sabato due proprietari di due eh, Tesla. Queste eh, berline eh, elettriche molto eh, note e anche costose che eh, interessano molto anche il pubblico degli automobilisti. Quindi sentiamo in particolare, Sergio Vigani della cantamessa Elettrocondutture di Endine e Gaiano e Christian Schleffer, che tra l'altro è un tassista che utilizza un veicolo elettrico e in questo caso era al, a questo raduno con una Tesla che è arrivata addirittura dalla Svizzera. Vediamo. Sergio Vigani. Dove abita innanzitutto? A Sovere, ma adesso mi chiedi qualcosa per la Tesla. La Tesla è aziendale, siccome è la nostra impresa, Cantamessa, di Andine Gaiano, facciamo linea elettrica ad alta tensione. Per cui un prodotto che punta sull'elettricità per noi è una buona promozione. Com'è avere una Tesla? Come funziona? Com'è mettere il veicolo in ricarica? Mettere il veicolo in ricarica è facilissimo, basta avere la presa di corrente e tu la attacchi. La Tesla poi ti dà in dotazione diverse prese per diversi tipi di, di, di ricarica e di potenza di ricarica. Per cui ci si può attaccare tranquillamente alla rete domestica. Ovviamente in funzione del carico che la rete ti dà, tu devi aspettare. Per cui l'importante è ricordarsi sempre di mettere sotto carica. Uno dorme tranquillo la notte, intanto lei lavora e ricarica. Ecco, immaginiamo che all'interno ci sia molta elettronica. È tutto elettronica, però è, diciamo così, è facilmente intuibile tutto, perché c'è un grande pannello, tutto scritto in inglese, non parlo inglese, però ti fa capire bene quello che, quello che vuole che tu faccia. Per cui, quando devi registrare le velocità, quando devi dare diversi comandi, vuoi aprire i vetri, i finestrini, vuoi aprire il tetto oppure vuoi eh, modificare le sospensioni, eh, ti si presentano sempre sul pannello eh, i disegni, per cui automaticamente capisci quello che devi fare. Schlepfer Christian, ecco lei è proprietario di questa bella Tesla che è alle sue spalle. Sappiamo che è un. Un veicolo che ha anche un certo costo. Sì, esatto, la Tesla, a parte il costo iniziale, come tutte le auto elettriche, ha un costo un po' elevato, però nel giro di tre anni ammortizzi tranquillamente il costo, confronto un Mercedes class S. Poi ti trovi benissimo, perché io sono andato a Berlino, sono andato a Parigi, a Roma con la Tesla senza nessun problema. La macchina tu metti a destinazione, ti segnala già i punti di ricarica e le pause da fare: 20 minuti, e tempo di libero il caffè, cioè è la macchina che aspetta te, non sei tu che aspetti la macchina che carichi. E questo è un po' cambiato molto la mentalità anche della dire ah devo aspettare, star lì fermo, invece no, sono pianificare il viaggio e basta, un attimo. Poi ci sono anche diversi vantaggi che possono sembrare minori, ad esempio la capacità di carico a un doppio bagagliaio. Poi c'è anche la capacità di carico, perché su una Tesla, soprattutto eh, non avendo il motore davanti, ma avendolo sotto il pianale, sotto i sedili posteriori, ha lo spazio sia davanti che dietro, hai un doppio cabaule praticamente, perciò puoi mettere una, due valigie davanti, sei una moglie che porta dietro il guardaroba, <ride> hai tutto lo spazio che vuoi. Ecco, torniamo in studio, eh, Scainelli. Allora, eh, abbiamo visto che c'è anche proprio un settore delle, delle automobili quindi, che ha una, una vasta offerta ormai, c'è cioè l'alta gamma, come anche la possibilità di eh, entrare nella mobilità a quattro ruote con eh, veicoli che hanno comunque un certo costo, perché eh, in ogni modo non sono eh, forse la, la prima eh, fascia di accesso nel, nel settore automobilistico, però. Ad ogni modo, considerando che poi alla fine si risparmia sul carburante, probabilmente sono appetibili come investimenti. Eh, torno a ripetere lo, lo, il discorso che ho fatto prima, in alcuni paesi ci sono degli incentivi, da noi non ci sono così forti. Eh, per darvi un'idea, in Norvegia si arriva a prendere anche 20-25 mila euro di incentivo se uno acquista la, la Tesla. Eh, quindi il ritorno sull'investimento nel caso di un acquisto in Italia deve essere basato sul risparmio dovuto al non consumo di carburante, eh, è dovuto anche alla, alla riduzione dei costi di manutenzione perché una macchina elettrica comporta minori costi di manutenzione, si paga il bollo meno del, del veicolo tradizionale, eh, anche l'assicurazione, ci sono una serie di vantaggi, però diciamo che il grosso. La grossa spinta, eh, e qui lo si vede dal numero di veicoli elettrici venduti nei diversi paesi europei rispetto all'Italia, è questo incentivo che c'è stato in passato e è ancora in vigore in, in Francia. Per darvi un'idea, eh, noi comprammo le prime eh, Renault Zoe in Francia, le, la nostra filiale le comprò e ebbe su 20.000 euro di valore dell'auto ebbe 9.000 euro di incentivo. Mi rendo conto che questa cosa non la si può portare avanti eh, per molto tempo, ma può essere una spinta per far partire un settore per alimentare la filiera. Perché comunque un paese che fa una politica del genere poi ha un ritorno nel medio termine su, su, una, su, una, su una vision di questo tipo. Molto interessante. Poi in parallelo accanto al settore delle quattro ruote ci sono anche le due ruote e, e anche qui l'elettrico sta facendo la sua parte e noi vogliamo proporvi l'intervista ad Alessandro Pellegrini di Cicchi Pellegrini di Clusone che ci spiega un po' come sta andando questo settore. Alessandro Pellegrini, come sta andando la mobilità elettrica per quanto riguarda il settore delle due ruote? Ma ormai è da parecchi anni che sta prendendo piede la bicicletta pedalata assistita, eh, sta andando discretamente bene, soprattutto nei paesi del nord Europa dove eh, la, la, la mobilità viene utilizzata tutti i giorni per, anche per motivi lavorativi. Per quanto riguarda la nostra zona, la bicicletta pedalata assistita, eh, diciamo, che permette un po' a tutti soprattutto eh, dove i percorsi non sono eh, facili, permette un po' a tutti di poter affrontare sia salite che lunghi percorsi, soprattutto anche adesso con lo sviluppo delle mh, piste ciclabili e di queste nuove opportunità di percorsi in montagna, permette come dicevo prima a tutti di raggiungere anche senza un allenamento non eccezionale, di raggiungere eh, rifugi o luoghi un po' impervi. Non solo biciclette a pedalata assistita, l'elettrico per quanto riguarda le due ruote si declina in diversi modi. Esatto, c'è una nuova normativa della Comunità Europea che è uscita nel 2016 dove eh, prevede vari eh, livelli di omologazione. La bicicletta pedalata assistita. È la bicicletta che eh, ha una potenza massima di 250 watt e una velocità massima di 25 km/h. Questa viene equiparata alla a una classica bicicletta. Oltre un'erogazione motore di 250 watt e oltre i 25 km/h eh, deve essere omologata e quindi necessita di un'omologazione particolare da parte della motorizzazione civile. Ecco, la pedalata assistita eh, si spiega da sola, mentre invece per quanto riguarda la bicicletta elettrica vera e propria, come funziona? Ok, allora la bicicletta pedalata assistita ha un motore e una batteria. La bat il motore, come dicevo prima, deve erogare al massimo 250 watt e 25 km h mentre la batteria ha varie capienze, tipo un serbatoio. C'è la batteria da 400 watt, 500-600 che diciamo che dà l'autonomia e eh, quindi la distanza che il ciclista può percorrere con la bicicletta. Eh, la ricarica eh, avviene semplicemente con, le, con un semplice carica che viene dato in dotazione con la bicicletta si, eh, alle dimensioni diciamo, di un caricabatterie di un cellulare si collega direttamente alla corrente di casa e nel giro di 3-4 ore avviene la carica, la carica completa della batteria e l'autonomia ovviamente della eh, bicicletta dipende dai percorsi dal, eh, e anche dalle condizioni meteo perché le batterie risentono molto eh, delle temperature quindi eh, se uno mi utilizza la bicicletta in periodi molto freddi o molto caldi le autonomie eh, variano drasticamente comunque diciamo che linea di massimo in un utilizzo normale quindi con temperature dai 10 ai eh, 30 gradi mh, una bicicletta può percorrere tranquillamente con una batteria classica da 400 watt ora eh, percorsi mh, collinari, montagnosi circa 80 km e dislivelli di circa 1500 metri ovviamente salendo con le capienze delle batterie si raggiungono i 2000-2500 metri un altro fattore importante fondamentale dipende molto anche da quanto uno di muscolare ci mette perché ovviamente la bicicletta pedalata assistita aiuta però è fuori discussione che ci va anche un minimo di spinta quindi un minimo di spinta muscolare come una classica bicicletta allora, come vedete quindi il mondo elettrico offre nuove eh, possibilità, le due ruote elettriche possono essere poi combinate ad altri mezzi di trasporto. Pensiamo a come si possa caricare una bicicletta elettrica eh, su un eh, treno e quindi poi muoversi in modo eh, ecologico, magari facendo anche un eh, un giro, che ne so, intorno al lago di Garda arrivando eh, con una bicicletta elettrica e poi utilizzandola per fare un giro intorno al lago. Allora siamo in conclusione, un minuto testa per chiudere, quindi ultime considerazioni dei nostri ospiti. Partiamo da Scainelli. Allora, per sintetizzare, elettrico perché, mobilità elettrica perché eh, si riduce l'inquinamento e quindi si fa del bene alla propria salute e alla salute della comunità. Eh, elettrico perché eh, comunque può essere un investimento per il paese per alimentare le, le filiere produttive e manifatturiere. Elettrico perché eh, ci si adegua al megatrend in atto che vede la distribuzione, la produzione dell'energia non più localizzata in un unico punto, ma in più punti l'autoproduzione in casa. Quindi, elettrico per questa ragione. Insomma. Benzoni? Io vorrei ricordare la grossa opportunità che ci sarà in futuro per questo discorso a chi ha un negozio un ristorante, un, un albergo potrebbe sicuramente chi arriva prima avrà più successo eh, ne, avrà, ne avrà sicuramente un beneficio per cui bisogna partire assolutamente e prima, e prima si fa e meglio è e poi vorrei ricordare la domanda, la, la, la domanda che faceva quel signore col furgone che futuro vogliamo lasciare ai nostri figli che qualcuno se la faccia e che ce la facciamo tutti. Dante Grazia? Come consumatore e come acquirente di una macchina, confesso di essere andato in un nuovo, un pochino più lontano, centro commerciale dove ha quattro naturalmente produzione, scame, e che mentre fai la spesa, intanto quel signore ha acquisito. Tutto convergendo convergendo su di lui per quanto riguarda Milano scusate se devo la grande Milano c'è un, un, ormai un'azienda che ha più luci di vetrina si dice così ma in pieno centro tra il Castello Sforzesso e il Corso Magenta che fa servizio completo dalla bicicletta alla moto, non dimentichiamolo perché ci sono, all'automobile e per il privato, quello che auspico, perché sono anch'io in queste condizioni, ho comprato una bella stazione di servizio, però qualcuno che mi aiuti, questa lo fa cliente a presentare, scusate la domanda per il rimborso alla regione, finché questi quattrini ce li potrà dare, perché anche la stessa, con tutto rispetto per la qualità del prodotto, ha un certo valore, ha un certo prezzo. Ok, siamo arrivati alla conclusione. Questa sera, come avete visto, abbiamo cercato di eh, affrontare questo argomento da eh, più eh, punti di vista. Quindi, grazie ai nostri ospiti e a tutti voi per l'attenzione. E buona serata. Buona, buona serata. A tutti.